Buongiorno amici di Facebook, questa volta vi mostro appunto la situazione dei rifiuti a Casei Gerola. Vedete qua dentro tutta materia assolutamente recuperabile e riciclabile, cartone, plastica, cartone, organico, dell'altro organico, della stagnola e delle bottiglie di plastica, tutta plastica, cartone. Scusatemi. Aspettate, devo far passare una macchina. Vi mostro il contenuto di quest'altro cassonetto. Carta, organico, della plastica, dell'altra plastica. Una situazione veramente pessima che dimostra il comportamento incivile dei casellesi in termini di gestione dei rifiuti, comportamento davvero non degno di una società come la nostra, ad alto sviluppo tecnologico, morale e economico. Non è più possibile davvero oggi non riciclare la materia, non riciclare i rifiuti perché, come dice il principio di Lavoisier, in natura non si crea e non si distrugge nulla, ma tutto si trasforma. Quindi di conseguenza, veramente inaccettabile questa situazione, mi rivolgo al sindaco che deve affrontare duramente con tenacia tutto ciò, partire finalmente con la raccolta dell'umido che come avete visto in questa posizione non sono presenti i cassonetti, non ne sono presenti neanche per gli altri materiali riciclabili. La situazione va risolta più presto possibile. In questa posizione, come vedete, centri commerciali, abitazioni, vanno posi e un bar, vedete, adesso è chiuso, però fino a qualche anno fa c'era, adesso è chiuso, quindi niente. La situazione va affrontata duramente, con tenacia. E non è più accettabile tutto ciò. Il sindaco, massima autorità del paese, deve assolutamente cambiare questa situazione, svegliarsi dal sonno dell'indifferenza e di una certa inettitudine di fronte a questa situazione e affrontarla, cambiando ditta se necessario. La raccolta dell'umido deve partire assolutamente, in questa posizione tanto per incominciare vanno posizionati un cassonetto per la carta e uno per la plastica, avete visto il problema? È rimosso uno dei due cassonetti indifferenziato che sono inutilmente presenti e disponibili per gli civili e i cittadini più pigri. Vi ho mostrato tutta questa situazione, mi rivolgo in particolare con i casellesi per dimostrare che è tutto vero quello che affermo e che affermavo in termini di gestione dei rifiuti e che non mi invento assolutamente niente. Concludo il video mostrandovi un altro cassonetto che è un po' più avanti. Aspettatemi un po' di pazienza. Un po' di pazienza.
Ecco, adesso non passa nessuno, quindi si può attraversare. Presenza massiccia di cartoni e di materiali riciclabili, pure del legno, del cartone, della plastica, venete nei sacchi, ci sarà sicuramente dell'umido che adesso non si vede. Concludo con questo il video, ho detto tutto.